di oggi con il professor Mora è la crisi della civiltà occidentale e cristiana. Nel 1918 esce il primo volume del Tramonto dell'Occidente di Oswald Spengler. Quindi già al termine della Prima Guerra Mondiale è evidente a tutti che la civiltà occidentale è entrata in un gravissimo declino, una fase di gravissima crisi. Del resto, dalle scuole ricorderete che ci facevano studiare il decadentismo, no? Movimento quindi che riconosceva una grave decadenza ormai insanabile dell'Europa e i cui testi, diciamo, principali risalgono al 1884, quindi ancora prima. Questa consapevolezza che le cose stavano per finire, che ormai l'Europa era arrivata alla fase terminale della sua agonia, si è persa un po' nel dopoguerra. Nel dopoguerra, da un lato c'è stata una grande fiducia nel progresso tecnologico, nello sviluppo anche economico dell'Italia, no? L'Italia, ricordiamo, in quelle fasi è uscita dalla miseria, ha avuto un grandissimo sviluppo economico, forse meno sul piano sociale, e in quegli anni la cultura della sinistra, chi c'era lo ricorderà benissimo, diceva sì, però il PC è al 25%, il 27%, il 29%. Io mi ricordo le elezioni con mia nonna, che era dell'Azione Cattolica, soffriva e vedeva che tutte le volte perdeva quel 2-3%. Sembrava che fosse una linea tracciata, no? Che ormai si stesse affermando la giustizia sociale. Oggi però non ci sono più dubbi, tutte le illusioni del Novecento si sono dissolte. La crescita economica si è arrestata e i salari, ci dicono le statistiche, calano ormai ogni anno da 25-30 anni. E la giustizia sociale non c'è più, anzi, sempre le statistiche ci informano che le differenze tra i ricchi e i poveri, o la classe, quella che si chiama classe media, si stanno accentuando, stanno diventando vertiginose, quindi sempre più ingiustizia sociale. E un interessantissimo studio biblionomico del 2022 di Park mi ha informato, io questo non lo sapevo, che anche lo sviluppo scientifico sta rallentando, cioè i brevetti, diciamo quelli veramente innovativi, sono sempre meno ed è un trend che va avanti da 60 anni, cioè come dire, la ricerca scientifica ci viene detto tutti i giorni che ha raggiunto livelli strepitosi, non è vero, sta rallentando per fermarsi. Ora anche il regime parla apertamente di crisi, tutti sentite parlare di crisi su internet, sui giornali, per chi ha la televisione, sulla televisione, però loro dicono che la crisi è climatica, il problema è il tempo. Allora, questo processo di decadenza per Oswald Spengler era un processo inevitabile, cioè tutte le società iniziano con un grande periodo di fioritura, pensiamo alle città greche, Atene, no? Per finire poi con la decadenza dell'impero romano. Pensiamo ai comuni dell'Italia medievale, quante opere stupende, queste chiese meravigliose, questi quadri bellissimi, no? Per arrivare poi a Picasso. E quindi la crisi è ormai avanzata, forse terminale. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi un intellettuale che ha studiato a fondo la crisi della nostra civiltà, il professor Martino Mora, docente di storia e filosofia al Liceo Scientifico Bottoni di Milano, coautore di un po' di libri che vedete, qui c'è Contro Natura, questo è il suo, questo è proprio sulla crisi dell'Occidente, l'incendiario? No, questo era sul, è un diario del tempo, dell'epoca del Covid. Sul Covid. Diario pubblico. Quindi è un'altra fase della crisi, sicuramente anche quella. Abbattere gli idoli contemporanei, anche qui sull'aspetto più politico-sociale, quindi molti libri. Ed è una persona che è stata oggetto di campagne mediatiche proprio di criminalizzazione proprio per le sue scelte a favore diciamo di un cattolicesimo integrale, cosa che oggi non è più neanche lontanamente accettata della società. A lui possiamo chiedere quindi lumi sulla crisi che attraversa la nostra civiltà, quali sono le manifestazioni più salienti, quali sono le cause e infine quali evoluzioni prevede per i processi di risoluzione in corso. Prego. Facciamo entrare gli amici, prego. Siete arrivati giusto in tempo. Buonasera. Dunque, cominciamo un attimo l'argomento è molto vasto e anche questa domanda, che pure sembra circoscriverlo un poco, è comunque molto vasta. Quindi cercherò di dire delle cose essenziali, non pretendendo però di dare delle spiegazioni completamente esaustive, né ovviamente di spiegare tutto. E quindi io darò degli elementi
di discussione che a mio parere sono importanti, più importanti, o perlomeno sono tra i più importanti, e quindi poi evidentemente poi ognuno di voi potrà, come potrebbe dire, dare il suo assenso, non dare il suo assenso, ma secondo me, io vi dico, secondo me è andata così, ecco, poi ovviamente non ho il tempo per fare, non abbiamo il tempo, non c'è l'occasione per fare, dovremmo dedicare diciamo un incontro per ogni domanda, solo per questa domanda ci vorrebbe un incontro, quindi cercherò di essere abbastanza sintetico e di toccare, se non tutti, almeno alcuni aspetti centrali. Allora, innanzitutto questa crisi, il dottor Azzone, che ringrazio per l'invito, come ringrazio Liberi in Veritate e tutti gli organizzatori, il qui presente vicepresidente Fontana e gli organizzatori di Liberi in Veritate, di questo ciclo di incontri che mi hanno invitato. E posso dire che innanzitutto questa crisi, è stato citato dal dottor Azzone, è stato citato Spengler, Oswald Spengler, questo famoso, come potremmo dire, diagnostico di una crisi, no, epocale, e scrisse questo libro che uscì alla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi stiamo parlando di più di 100 anni fa, e che nel suo titolo è più attuale che mai. Mi è stato chiesto perché parli di crisi dell'Occidente, perché questa conferenza si intitolerà Crisi dell'Occidente e non Crisi dell'Europa. Noi non siamo Occidente, dal punto di asserire che siamo Occidente è già ideologico, mi ha fatto notare qualcuno, e non ha torto nel dire questo, in quanto l'Occidente, come sappiamo, è una grande costruzione ideologica che oggi va per la maggiore, che fondamentalmente vuole farci credere che da Washington, anzi dalla California, partendo dall'estremo est, diciamo così, dall'estremo ovest dell'emisfero occidentale, dalla California fino a Kiev o poco prima, siamo tutti Occidente. Ecco. In realtà l'Europa è una cosa, l'Occidente è un'altra, o per meglio dire, l'Europa è una cosa e l'America è un'altra, e, o comunque il mondo anglosassone è già un'altra cosa. Però abbiamo scelto la parola Occidente per due motivi. La prima, perché comunque fa eco al libro di Spengler, che è stato uno dei grandi classici, anche se molto contestato, del cosiddetto Kulturpessimismus dell'inizio del Novecento, in cui c'è proprio tutta una letteratura critica sulla crisi della civiltà, che oggi non c'è più. Quindi paradossalmente oggi la crisi della civiltà è ben oltre quello che avveniva 100 anni fa, ma mentre 100 anni fa c'era tutta una letteratura critica sulla crisi della civiltà, che andava da Thomas Mann a Huizinga, a Sorel, appunto a Spengler e tutti gli altri, Burkhardt, tutti gli altri, oggi invece non c'è più una letteratura della crisi, non sembra esserci più una letteratura della crisi. Quindi evidentemente che è come se nel suo punto terminale la crisi non avesse più qualcuno che riflette su questa crisi, non fosse più percepita. Cioè, in fondo, se si percepisce una crisi, vuol dire che la crisi non è ancora andata fino in fondo. Quando non viene più percepita, vuol dire che evidentemente la crisi è arrivata ai suoi esimi ultimi. Ecco, non c'è più la capacità neanche di capire a che punto siamo. L'altra obiezione che mi è stata fatta, proprio partendo dal titolo, è: perché parli di crisi dell'Occidente? Un altro amico mi ha detto: perché parli di crisi dell'Occidente? Dovresti parlare di fine della nostra civiltà, non di crisi, perché ormai siamo alla fine. Non ha torto, poi vediamo perché, secondo me, ma diciamo, crisi diciamo un pochino più rassicurante, un pochino meno, così, come potremmo dire, meno pessimista, ma forse anche meno realista. In ogni caso, qual è la crisi? La crisi, perché siamo in crisi? Perché si può parlare di crisi? Beh, innanzitutto perché vi è un'enorme, immensa crisi spirituale. Cioè, se io dovessi dire qual è il motivo prevalente per cui la nostra civiltà è in crisi, io direi sicuramente perché è in crisi spiritualmente. La crisi, l'enorme crisi in cui noi viviamo è una crisi di tipo spirituale. Quindi non è una crisi di tipo economico, anche se c'è stata la crisi del 2008, da cui non ci siamo magari completamente ripresi, no? Come prima.
Però tutto sommato gli scaffali sono pieni dei supermercati. È vero che c'è stata una contrazione salariale, è vero che il fenomeno della disoccupazione diventerà sempre più importante anche a causa di quella che oggi viene chiamata intelligenza artificiale, ma è anche vero che fondamentalmente la gente oggi non protesta, non si lamenta, non va in piazza perché gli scaffali dei supermercati o dei negozi sono pieni. Quindi non possiamo dire, indubbiamente ci sono state delle civiltà molto più povere della nostra, con un benessere materiale molto inferiore a quello che abbiamo noi. Anche a livello tecnologico, nonostante il dottor Azzone abbia sottolineato come sembra che anche lo sviluppo scientifico si sia in parte arrestato, ma indubbiamente non è mai esistito una civiltà sviluppata, come potremmo dire, progredita tecnologicamente e scientificamente come la nostra. Nella storia non c'è mai stata. Quindi è evidente che la crisi non può essere di ordine materiale o prevalentemente di ordine materiale, perché in realtà noi abbiamo un livello di progresso materiale che, bene o male, con delle ombre naturalmente, con delle disuguaglianze, con delle sacche di, come potremmo dire, di povertà, ma perlomeno per ciò che riguarda l'emisfero occidentale, settentrionale e occidentale, possiamo dire che non si può parlare di una crisi materiale, anzi, semmai il contrario. Mentre la crisi è evidentissimamente di natura spirituale. Quindi noi viviamo in un'enorme crisi spirituale e questa crisi spirituale, che non è solamente la crisi della Chiesa, di cui vi anticipo, poi mi verrà fatta una domanda al riguardo, è anche però ovviamente la crisi della Chiesa, ma è qualcosa di ancora più ampio che precede la stessa crisi della Chiesa, e questa crisi spirituale è ovviamente è il problema più grande, per cui oggi noi viviamo in una civiltà che per molti versi può essere definita nichilista, dove il bene e il male, il giusto e lo sbagliato non sono più colti, più distinti attraverso quella che la scolastica chiamava la sinderesi, cioè la capacità di distinguere il bene dal male, da moltissime persone. Quindi evidentemente, a meno che non si intenda per bene e male, quello che è il politicamente corretto e il pensiero unico indicano come bene e male. Allora in quel caso tutti sanno che cos'è bene e che cos'è male, ma in realtà noi sappiamo che si tratta di qualcosa di estremamente vacuo, quindi che dipende da un bombardamento, diciamo, dei mass media, ma molto spesso corrisponde poi a una morale completamente invertita, quella del politicamente corretto. Quindi in generale si sono persi tutti i punti di riferimento, compresi i punti di riferimento etici. Da dove deriva questa crisi spirituale? Beh, allora, ci sono diverse ragioni. Io ne dico una che secondo me è una delle più importanti e che però non viene considerata importante, tanto più è sottovalutata nel nostro ambiente, che è, diciamo, una crisi che dipende dal fatto che la sfera economica, cioè la sfera dell'economia, si è ipertrofizzata a un tal punto che sicuramente ha contribuito a creare un vuoto spirituale. Allora, gli ultimi secoli sono stati, innanzitutto, questa crisi spirituale dove nasce? Non nasce oggi, non nasce con il Covid, anche se in fondo il periodo del Covid è stata una piccola frattura, una piccola piccola a livello storico, grande per chi ci ha vissuto, ma non nasce neanche, qualcuno potrebbe dire, nel 2013 con Bergoglio, neanche lì, non nasce nemmeno col 68 e probabilmente non nasce nemmeno col Concilio Vaticano II, cioè qualcosa di molto precedente, che è un processo che potremmo chiamare plurisecolare e che per molti, e io sono d'accordo con loro, origina dal Rinascimento, dall'umanesimo, almeno dall'umanesimo e dal Rinascimento. Cioè almeno dall'umanesimo e dal Rinascimento c'è una grave crisi. Uno dei fattori, non sto dicendo l'unico, ma uno dei fattori di questa crisi sta sicuramente nel incremento, diciamo, progressivo e continuo di una sfera economica che si ci ha dato progressivamente, soprattutto nell'ultimo periodo, un grande benessere economico, però nello stesso tempo ci ha svuotato spiritualmente. Quindi questa economia, che secondo un grande storico dell'economia che si chiama Karl Polanyi, ungherese, un ebreo ungherese del Novecento,
che ha scritto un libro molto importante, La grande trasformazione, la sfera economica, e in modo particolare la sfera del mercato, la sfera del denaro, la sfera dello scambio, in tutte le società tradizionali è sempre stata incastrata, in inglese mi pare che si dice che Polanyi usava la parola embedded, che vuol dire qualcosa come subordinata, soprattutto incastrata, all'interno della società. Quindi subordinata dato, subordinata alla dimensione religiosa, subordinata alla dimensione politica. Il periodo della modernità vede questa sfera economica diventare sempre più grande, questa sfera degli scambi diventare sempre più grande. Ciò corrisponde anche all'ascesa dei ceti borghesi. Naturalmente questo sviluppo commerciale, mercantile, economico, che poi ha portato anche una gravissima crisi poi con la rivoluzione industriale, anche se precede la rivoluzione industriale, a un certo punto diventa rivoluzione industriale, porta un'enorme crisi che poi porta alla contrapposizione tra il padronato e il proletariato, il socialismo e tutto quanto, il comunismo e tutto quanto, ma innanzitutto poi in realtà questa crisi in qualche modo si riassesta, nelle attuali società c'è un po' sempre meno diciamo di welfare state, ma comunque c'è ancora welfare state, c'è una ridistribuzione della ricchezza, ma non è questo il problema. È il problema che questo benessere collettivo, la società opulenta, come la chiamava Augusto Del Noce, è una delle società più povere, più vuote spiritualmente che vi sia mai stata. De Bonaldi, il grande controrivoluzionario francese, sosteneva che proprio il commercio immoderato poi porta ad un amore della proprietà che estingue nell'animo dell'uomo l'amore di Dio e l'amore verso il prossimo, intendendo molto probabilmente con questa espressione il senso comunitario delle persone. Inoltre, il primato della dimensione economica o economicista e della dimensione tecnologica porta anche tende anche ad appiattire il ragionamento e il pensiero dell'uomo su quella che è la dimensione puramente calcolante. Se noi studiamo un po' la filosofia del 500 e soprattutto del 600 e del 700, ci rendiamo conto che quello che contraddistingue un po' tutti i filosofi dell'epoca è l'insistere sul ragionamento come ragionamento matematico, cioè la matematizzazione del pensiero, il pensiero ridotto a calcolo, cioè la ragione ridotta, come diceva un grande sociologo tedesco, Max Weber, a razionalizzazione, cioè una razionalità puramente strumentale, calcolante. Quindi noi viviamo ormai da secoli in un primato di una razionalità, di una intelligenza, che è calcolo, che da una parte anche qui ci ha permesso di fare degli enormi progressi dal punto di vista scientifico, perché tutta la scienza moderna, comunque la vogliamo giudicare, da Galileo in poi, si basa sul calcolo fondamentalmente, sugli elementi puramente quantitativi, gli elementi qualitativi non interessano più. Ecco, quindi cioè, se noi oggi prendiamo il treno super veloce, o anche semplicemente l'automobile o l'aereo, lo dobbiamo proprio a questa riduzione, probabilmente questa utilizzazione, no? Di una ragione strumentale, di una ragione calcolante. Però tutto questo ha anche impoverito progressivamente il pensiero, ha straordinariamente impoverito il pensiero, tanto è vero che nel fatto che oggi molte persone noi ci chiediamo ma come mai non ragionano? No, parlavamo prima della conferenza con alcuni di voi del fatto che ormai alcune persone non sono sembrano quasi incapaci di vedere le cose più palesi, no? Più evidenti. Un esempio, ma non l'unico, è stato nel periodo del Covid. Come mai è possibile? Non sanno più pensare fondamentalmente, non sanno più fare dei ragionamenti elementari. Poi magari sono bravissimi nel loro lavoro, magari poi sono dei contabili o dei tecnici o degli scienziati bravissimi, però al di fuori dell'utilizzo di questa ragione strumentale, di questa ragione calcolante, del pensiero ridotto a calcolo, non sanno più pensare, perché naturalmente il pensiero non è soltanto calcolo, il pensiero è anche come potremmo dire contemplazione, è anche meditazione, è anche riflessione. Ecco, sembra che oggi l'uomo non sia più capace di riflettere, di pensare, sa pensare ma con un pensiero che è ridotto a calcolo, quindi un pensiero puramente strumentale, puramente calcolante, per cui alla fine
Si tratta di anche qui di una forma di oscurantismo spirituale e intellettuale che avanza di massa, ma che se è di massa nelle elite che ci governano sembra essere persino più grande. Quale elite ci governano? Allora, oggi come oggi, io direi che sicuramente, qui ritorna il discorso dell'ipertrofia dell'economico, ci governano sicuramente delle elite plutocratiche, del cosiddetto supercapitalismo o turbocapitalismo, che poi è l'ultimo capitalismo, che è il capitalismo finanziario. Allora, qualcuno ha diviso la storia del capitalismo in età diverse, per cui secondo alcuni sociologi francesi noi viviamo nella terza età del capitalismo. Questa età, terza età del capitalismo, è caratterizzata da, qualcuno può dire che in realtà l'età del capitalismo sono stato 4, 5, 6, dipende da dove lo facciamo partire e in che, cioè è soggettivo questo, ma insomma nell'attuale ultima età del capitalismo è chiaro che le transazioni finanziarie, il ruolo dell'economia finanziaria è straordinariamente grande. Quindi è chiaro che il commercio ha sempre avuto bisogno, sin dai tempi dei Medici e ancora prima dei Bardi, dei Peruzzi, poi dei banchieri genovesi, ha sempre avuto bisogno di banche e di finanza. Ma diciamo, l'aspetto fondamentale dell'economia finanziaria, del capitalismo finanziario, è diventato, già a partire probabilmente dagli anni 70-80, ma poi soprattutto dopo la caduta del comunismo, sempre più grande. Per cui oggi anche i governi dipendono dai cosiddetti mercati finanziari. Sono i mercati finanziari che decidono in definitiva se un governo deve, soprattutto in Italia dove abbiamo una politica particolarmente fragile e debole, deve governare oppure non deve governare. Se domani, per qualsiasi motivo, io sono un profano di queste cose, quindi per me sarebbe qualcosa, diciamo, di non chiaro, come forse per molti di voi, per qualsiasi motivo cominciasse a salire di nuovo lo spread, l'attuale governo probabilmente dopo un mese, due mesi, sei mesi crollerebbe. Ecco, quindi ci sono dei meccanismi finanziari che probabilmente non sono con motivo solamente strutturali, ma dipendono anche da una volontà di chi li sa guidare, che oggi pesano come una clava su qualsiasi decisione politica che qualsiasi governante voglia prendere. Quindi questo svuota anche completamente la democrazia. Poi ci sono anche degli altri aspetti di cui semmai mi riservo di parlare perché riguardano anche le domande successive, immagino, ma sono, ovviamente non si può ridurre, no, la crisi dell'Europa o dell'Occidente, che poi sono due concetti diversi, ma semmai poi ci ritorno, non si può ridurre solamente alla crescita della sfera economica e dell'economicismo, un economicismo che tanto il pensiero liberale quanto il pensiero marxista hanno condiviso, perché è vero che il marxismo è anticapitalista, ma anch'esso ritiene che la dimensione economica sia, per quanto riguarda la vita umana, la dimensione più importante, o se vogliamo la dimensione economica e tecnologica, quindi che quello che conta sono le forze produttive e quindi in definitiva quello che conta è riempire la pancia, il che è anche vero quando molti non hanno da mangiare, e quindi è anche vero, prima un vivere, no? Senza mangiare non si può vivere, ma naturalmente se io dicessi che adesso voi dobbiamo andare tutti a casa, ma non dobbiamo più mangiare, perché mangiare è una cosa che è poco nobile, no, per l'uomo, giustamente mi prendereste per folle, direste ma come, non si può non mangiare, no? Ecco, quindi mangiare è fondamentale, perché se noi non mangiamo non viviamo, quindi è evidente che poi magari a qualcuno di noi piace anche mangiare, ma a prescindere dal godimento che ne possiamo trarre è evidente che mangiare è fondamentale per autoconservarci. Ma se io vi dicessi che noi viviamo per mangiare e che la cosa più importante è mangiare, giustamente molti di voi mi direbbero questo è altrettanto matto, altrettanto folle, come fa a dire che la cosa più importante della vita è mangiare? Ecco, qui è esattamente lo stesso discorso per ciò che riguarda il primato dell'economico. Primato dell'economico, l'economia è fondamentale, perché se noi non produciamo, non abbiamo da mangiare, viviamo nella povertà, peggio ancora nella miseria, perché nella povertà c'è anche qualcosa di nobile, nella miseria ovviamente no. Se noi vivessimo nella miseria, naturalmente la cosa non sarebbe piacevole, ma anche l'eccesso opposto, che è quello di pensare che i beni materiali siano la cosa più importante della vita, e il fenomeno del consumismo rappresenta l'apice di questo atteggiamento,
è altrettanto erroneo e altrettanto malato. Quindi sicuramente uno dei motivi è questo. L'altro motivo, ma poi mi riservo di parlarne più avanti, uno degli altri motivi dell'attuale crisi che noi viviamo è sicuramente l'emergere di un soggettivismo a sfondo individualista che è sempre più marcato. È sempre più marcato. Quindi chiaramente se l'uomo, il soggetto moderno, ha preteso sempre di più, questa ipertrofia dell'economico corrisponde a un'ipertrofia dell'individuo, un'ipertrofia ai danni della comunità, ma anche alla fine ai danni della stessa verità, perché se quello che conta sono io, in qualche caso siamo noi, ma il più delle volte sono io, allora è chiaro che anche ciò che è giusto, ciò che è buono e ciò che è vero si deve adattare alle mie esigenze. Quindi noi non dobbiamo più adattare la nostra ragione, la nostra mente e la nostra ricerca del vero ai dati oggettivi, ma sono il vero, il bello e il buono che deve adattarsi a noi, quindi a quello che a noi aggrada. Quindi alla fine il soggettivismo è veramente un elemento corrosivo e un elemento di dissoluzione enormemente rilevante nella società moderna. Anche qui, se noi partiamo dal Rinascimento, dall'umanesimo ed arriviamo fino a noi, vediamo che il soggettivismo, quindi una forma di individualismo che in alcuni casi può però diventare anche un noi, pensiamo al noi della nazione, dei nazionalisti, o pensiamo al noi della classe, quindi del socialismo e del comunismo, ma anche all'io e soprattutto all'io del liberalismo. Se noi diamo a questo io, a questo noi, un valore assoluto, tutto, anche i valori trascendenti, i valori spirituali e i valori morali diventano relativi a questo io o a questo noi. Quindi io direi che più o meno queste sono le cause che a me sembrano principali, anche se non l'uniche, della crisi spirituale, quindi del nichilismo moderno. Tutto ciò ha a che fare naturalmente con la secolarizzazione, con il grande processo di secolarizzazione degli ultimi secoli, o di scristianizzazione o di desacralizzazione, ma questo fenomeno di despiritualizzazione, di scristianizzazione, ha al suo interno anche un elemento di sovversione. Potremmo dire che c'è un elemento passivo che è semplicemente il disinteresse progressivo per le questioni spirituali e trascendenti, e poi invece c'è un elemento attivo che è la ribellione nei confronti di tutto ciò che può essere un'autorità trascendente o che possono essere dei valori spirituali che trascendono l'ego dell'individuo. Allora, questa parte è ciò che noi possiamo chiamare sovversione, questa dimensione è ciò che noi possiamo chiamare sovversione, ed è quella che la scuola controrivoluzionaria, che io considero illuminante da questo punto di vista, che la scuola controrivoluzionaria ha messo in luce. Cioè la scuola controrivoluzionaria è quella che, a partire dalla critica della Rivoluzione francese, ha sostanzialmente indicato con il nome rivoluzione, che però può essere un nome che per l'uso comune che ormai se ne fa può essere equivoco, quindi forse rende meglio l'idea il nome sovversione, no? La sovversione come elemento centrale degli ultimi secoli. Quindi la sovversione come un elemento centrale che porta inevitabilmente a, come potremmo dire, a gettare in basso ciò che dovrebbe stare in alto, e ad innalzare ciò che dovrebbe stare in basso. Quindi una forma di sovversione che avviene in tanti ambiti, tanto nell'ambito religioso, quanto nell'ambito politico, quanto nell'ambito sociale. Abbiamo visto che l'economia ha subordinato la religione e la politica, e alla fine la finanza sta subordinando di fatto anche l'economia nel senso produttivo del termine. Quindi un'economia improduttiva, puramente speculativa, ha sottomesso l'economia reale, dopo che l'economia reale ha a sua volta sottomesso la politica e la religione e in generale, diciamo, la società umana. Bene, bene, veramente ricco di spunti questa analisi. Grazie, non è finita. Questa prima analisi del professor Mora, veramente, che ci ha insegnato molto. E un punto forse che non ha toccato, che però può collegare forse questi
le due fasi, diciamo, delle prime due fasi di questa nostra chiacchierata, che è la crisi demografica. Cioè la nostra società è una società finita anche perché, diciamo, numericamente gli abitanti, i bambini che abitano per diventare poi uomini, si stanno sparendo. La crisi che ci dicono i demografi ha assunto dimensioni ormai forse irreparabili. E da questo punto di vista, ecco, forse, diciamo, è una crisi anche della paternità, no? E una delle caratteristiche oggi della società, della cultura, che della sovversione, come ci ha appunto insegnato il professor Mora, è la negazione del paterno, cioè tutto quello che significa educare diventa un sopruso, quello che è autorità viene vista come autoritarismo, quello che vuol dire viaggiare comunque per la città a testa alta, confrontarsi con il potere della famiglia e nella società, quindi anche confrontare i figli, per esempio, ecco, o confrontare i propri allievi nel mondo della scuola, no? Tutto quello che è sfidare apertamente il male suscitano un odio intollerante che diventa grave svalutazione. E ecco perché credo oggi riscontriamo questo grande entusiasmo per l'omosessualità, che cessa di essere una delicata problematica psicologica per diventare un valore assoluto da imporre con tutta, diciamo, la forza del potere dei media e anche da parte delle istituzioni pubbliche. Pensiamo naturalmente appunto alla scuola. La società sembra oggi preda di un'apparentemente inspiegabile pulsione di castrazione. Del resto, tornando appunto all'Europa tra le due guerre, questo culto, questa, diciamo, idealizzazione dell'omosessualità, ho appreso da questo volumetto, che è un volumetto bellissimo, che era uno dei punti centrali dell'ideologia nazista. Cioè i nazisti al loro nascere, diciamo, hanno questo loro corpo scelto, che sono le SA, e questo corpo ha questa idea che, diciamo, l'omosessualità maschile deve creare un'alleanza che esclude le donne, perché le donne sono portatori di sentimenti, di emotività, e che quindi la società deve passare da un fondarsi sui padri a un fondarsi invece su questi che si facevano chiamare Freiflügel, mi sembra, uccelli liberi, una cosa di questo genere. Quindi molto interessante. E quindi chiediamo al professor Mora se c'è un rapporto tra crisi dell'Occidente e questa allergia al paterno, al maschile, al marito in tutte le sue forme, insomma. Sì, allora, dunque, sicuramente c'è una crisi dell'autorità e tutta la modernità, anche qui, è un mettere in discussione l'autorità. Comincia Lutero, Calvino, il protestantesimo, perché mette in discussione l'autorità del Papa e l'autorità della Chiesa. Poi arriva la rivoluzione inglese, la rivoluzione americana anche a suo modo, e poi la rivoluzione francese, che mettono in discussione l'autorità del re, al quale viene tagliata la testa. Il tagliare la testa al re è un atto non solo dal punto di vista politico ovviamente estremamente rilevante, ma lo è ancora forse di più dal punto di vista simbolico. Quindi il re in un certo modo era visto come il padre di un determinato popolo. Quindi il fatto di mozzargli la testa pubblicamente, come avvenne prima in Inghilterra a metà del XVII secolo, e poi con un eco ancora maggiore nel 1793 in Francia, ecco, rappresenta qualcosa di simbolicamente molto 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 importante. Dopo il re finiscono male anche, dopo il re di Francia finiscono i re d'Inghilterra di Francia, finiscono male anche gli altri re, più o meno, addirittura con la fine di quella che era la più grande istituzione e più tradizionale istituzione europea, cioè l'impero. Per quanto l'imperatore dell'Austro-Ungheria non fosse proprio perfettamente l'erede, almeno al 100%, del vecchio impero romano-germanico, del Sacro Romano Impero Germanico, era in qualche maniera l'erede. Quindi il fatto che l'imperatore, non c'è più l'imperatore d'Austria, che lo zar in Russia fa una brutta fine, anche lui era un imperatore, zar è la contrazione di Cesare, il fatto che ci sia questo rifiuto, no, delle teste coronate, pensiamo a tutti gli attentati anarchici che vi furono tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in cui i re venivano, si cercava di uccidere i re. In Italia è stato ucciso Umberto II, si dice che appunto il motivo fosse la sua
sicuramente ampiamente censurabile approvazione di ciò che aveva fatto Bava Beccaris a Milano, per cui fu ucciso la Villa Reale di Monza, no, da Gaetano Bresci, ma molti altri re che non avevano compiuto degli atti altrettanto discutibili vennero uccisi, persino la notissima Sissi, la notissima Elisabetta d'Austria, che fu ucciso da un anarchico, anch'egli italiano, perché noi avevamo il primato, no, degli anarchici, anch'egli italiano, che l'ha ucciso sul lungomare di Ginevra con una pugnalata. Ecco, quindi c'era proprio l'odio nei confronti di ciò che le teste coronate rappresentavano, che erano in fondo considerati i padri del loro popolo, o le madri, come nel caso di Elisabetta d'Austria, del popolo o dei popoli sui quali regnavano. Poi con il 68, con la rivoluzione sessuale, entra in crisi anche la famiglia e quindi entra in crisi anche il padre. Il 68 è stato visto anche come una rivolta nei confronti del padre e nei confronti di tutti i tipi di autorità, per cui anche i professori contestati nelle scuole e nelle università, quindi un rifiuto della verticalità. Indubbiamente il primo padre, perlomeno per noi che siamo di religione e di cultura cristiane, il primo padre è ovviamente il padre che sta nei cieli, no? Gesù ripetutamente nel Vangelo chiama Dio padre, lo chiama costantemente padre, quindi è evidente che c'è un legame, no, tra la paternità divina, in qualche maniera la paternità dei monarchi e degli imperatori, la paternità del pater familias, e quindi in qualche maniera anche l'autorità, no, di tutto il resto, quindi anche dei professori, degli insegnanti, vi dicendo. Quindi c'è proprio questo rifiuto della verticalità. Quindi ciò che diceva il dottor Azzone è molto vero. Ovviamente non c'è solamente questo. C'è anche un altro aspetto, che potremmo dire questo è l'aspetto verticale. Poi c'è un aspetto orizzontale. Come è stato notato da diversi intellettuali e pensatori, la modernità significa anche liberazione da tutti i vincoli. Quindi l'individuo moderno in un qualche maniera ha voluto emanciparsi da tutti i vincoli, o è stato costretto a emanciparsi da tutti i vincoli. Quindi pensiamo al vincolo religioso, pensiamo al vincolo nazionale o delle piccole patrie, pensiamo al vincolo sociale, al vincolo etnico. Oggi non dobbiamo più avere un'identità etnica, perché questo viene rifiutato. Parlare di identità etnica significa automaticamente razzismo. Ah, tu stai difendendo la tua identità etnica, sei immediatamente scomunicato come razzista dal dibattito. Ecco, quindi guai a dire, no, io vorrei difendere la mia identità, no, assolutamente. Non parliamo se uno parla di razze, che ormai razza è diventata una parola che non si può più dire, ma anche parlare di un'identità etnica, che vuol dire un'identità anche culturale, assolutamente no. Ecco, quindi c'è un rifiuto di tutte le identità e alla fine persino dell'identità sessuale, cioè dell'identità del maschio e della femmina. Quindi un rifiuto anche di quello. Quindi il fatto che il soggettivismo moderno vuole liberarsi anche di quella identità che è percepita come una gabbia, anche se non dovrebbe essere percepita in questo modo, dell'essere maschio e dell'essere femmina. Io sono quello che voglio essere. Quindi se oggi mi sento Martina e non Martino, voi mi dovete chiamare Martina. Però domani ritorno ad essere Martino e voi dovete chiamarmi Martino. Sono io che decido, non decidete voi. Non c'è un dato oggettivo per cui io sono Martino o sono Martina. Sono io che decido. Io sono l'individuo sovrano che decido come voglio essere chiamato, se sono maschio, se sono femmina. Quindi una liberazione totale dall'identità sessuale. Quindi prima sì, è stato fatto un riferimento alle mie vicende personali. Io sono convinto che avevo suscitato tanto sdegno anche nei giornalisti e nei commentatori televisivi quando feci una cosa che a me sembrava di buon senso, cioè di non accettare il fatto che il 25 novembre venissero dei ragazzi maschi vestiti da donna per solidarizzare con le ragazze, con le donne, per la violenza sulle donne. Cioè io non coglievo proprio il nesso tra solidarizzare con le donne e vestirsi da donna. Cioè mi sarebbe sembrato molto più carino portare un fiore, un cioccolatino alle compagne invece di vestirsi da donna. Non aveva senso secondo me. Ma perché questa breve ma intensa demonizzazione nei confronti della mia persona? Semplicemente perché andavo contro il fluido, che è quello che oggi si vuole imporre.
cioè si vuole imporre una sessualità fluida, perché l'ultima identità di cui ci si deve liberare è quella del maschio e della femmina. Quindi non ci deve essere più un'identità maschile e femminile, che sono due identità complementari. E qui dobbiamo dire che il femminismo ha fatto tanti danni, perché queste due identità complementari le ha completamente contrapposte l'una all'altra. Arrivando anche, sono proprio le teoriche del femminismo degli anni 60 e 70, del secondo ondata, femminismo della seconda ondata, che teorizzano proprio che già che i due sessi vanno superati. In ogni caso, appunto, c'è il rifiuto anche dell'identità sessuale, che è quell'identità sessuale ovviamente fondamentale che poi permette la riproduzione, no? Quindi diceva giustamente all'inizio il dottor Razzone, probabilmente noi stiamo per sparire. Quindi aveva ragione quell'amico che mi ha detto, no, è la fine della civiltà. Beh, allora, visto che la nostra è una civiltà quantitativa, dicevamo prima, economicista, tecnicista, quantitativa, è un regno della quantità, come diceva qualcuno, ecco, ebbene, dal punto di vista quantitativo i numeri non mentono. Leggevo sul Corriere, che certo non è un giornale controcorrente, anzi tutt'altro, è un giornale del pensiero unico, che oggi noi abbiamo, che oggi siamo scesi da 1,3, grosso modo prima del Covid, a 1,2 figli a coppia. Teniamo conto che la crescita zero vuol dire 2,1. Quindi è chiaro che stiamo andando verso l'estinzione demografica e probabilmente è troppo tardi per rimediare. Quindi qualcuno dirà non è mai troppo tardi, però diciamo, ecco, quindi molto probabilmente tra 50 anni, 40 anni, 30 anni, non lo so esattamente quanto, tra qualche decennio qui non ci saranno più persone come noi. Ci saranno persone multicolorate che vengono dalle più diverse parti del mondo, ma che ovviamente, questo non per colpa loro, ma con la nostra cultura, con la nostra civiltà non c'entrano un bel niente. Cos'è che terrà insieme, in parte tiene già insieme tutte queste popolazioni diverse che vivono in Europa? È fondamentalmente il consumismo. Consumismo, il lavoro, no? L'economia e quello che viene chiamato il cosiddetto patriottismo della Costituzione, per cui in teoria, ma poi anche questo non si verifica sempre, queste persone dovrebbero in qualche modo riconoscersi negli stessi valori costituzionali, che poi non sempre avviene perché abbiamo visto, no, ci sono dei ghetti in Francia, ma presto ci saranno anche da noi, credo. Ci sono dei ghetti in Francia dove assolutamente non c'è alcun riconoscimento dei valori della Repubblica Francese. Non so se questo sia un male o un bene, probabilmente non è neanche un male, ma non c'è nessun riconoscimento. Quindi, in definitiva, ecco, noi effettivamente, anche dal punto di vista demografico, e qui i numeri non mentono, ci stiamo avviando verso una completa scomparsa. Quindi effettivamente dire che più che una crisi è una fine della civiltà, se la matematica è un'opinione, non è un'opinione, ovviamente andiamo verso la fine della civiltà, perché inevitabilmente un'Italia dove non ci sono più Lombardi, dove non ci sono più Veneti, dove non ci sono più Calabresi, non ci sono più Toscani, non è più Italia, è qualcosa d'altro. Quindi è chiaro che la nostra cultura andrà perduta, poi ci può essere un qualcosa che rimarrà, però fondamentalmente la nostra civiltà, come è stata per secoli, va perduta, perché innanzitutto va perduto il ceppo umano. Al tempo del ventennio fascista si parlava di stirpe, oggi parlare di stirpe è inaccettabile, ma la nostra stirpe, o le nostre stirpi, perché poi alla fine l'Italia, anche, diciamo, come non ha un ceppo unico, un ceppo etnico unico, non l'ha mai avuto, ci sono sempre state delle differenze, ma differenze all'interno della penisola, non differenze tra Africa, Asia e Sud America come oggi. Quindi, pur essendoci delle differenze, comunque si poteva parlare di stirpe o stirpi relativamente omogenee. Ecco, quindi la stirpe non ci sarà più. La stirpe, l'etnia, quello, l'insieme di etnie italiche, non ci saranno più. Quindi questo è un dato di fatto, purtroppo è così. Perché siamo arrivati a questo? Beh, la rivoluzione sessuale è stato sicuramente uno degli aspetti che ha portato a questa crisi demografica. Il consumismo, la rivoluzione sessuale. Io sento spesso di persone che non hanno figli perché dicono che i figli costano troppo, però hanno due gatti, tre cani, due automobili o tre automobili, due motorini, quattro cellulari ultimo modello. E beh, è chiaro che se tutte quelle vanno a farsi le vacanze alle Maldive,
È chiaro che se hai tutte queste esigenze, i soldi per mantenere un figlio non li puoi trovare. Ecco, quindi è evidente. C'è una questione di priorità. Un tempo si preferiva fare dei figli, anche se si era poveri, e si considerava fare dei figli il dovere più importante. Oggi si pensa che invece ci siano altre soddisfazioni della vita. È più gratificante per l'ego, sicuramente più gratificante oggi di un tempo per l'ego. Però le conseguenze sociali sono queste. Una volta che l'io si svincola completamente da un legame sociale organico con la comunità, non sente più neanche quelli che sono gli imperativi che qualsiasi comunità nella storia si è sempre dato. E qual è l'imperativo che ogni comunità, non solo cristiana, ma di qualsiasi tipo, si è sempre data nella storia? Questo imperativo è quello di perpetuarsi nel tempo. Quindi la procreazione serve perché ci permette di continuare a vivere. Ecco, quindi in una società nichilista invece, che sceglie consciamente o inconsciamente il nulla, l'impegno di preservare, diciamo, la continuità generazionale non c'è più, perché alla fine c'è l'ego, quindi alla fine c'è il sesso, ma svincolato dalla procreazione, i soldi, il successo, il consumo, ma altre, diciamo, tutto ciò che ha a che fare con il ristorante, tutto ciò che ha a che fare con il ristorante, la vacanza, tutto ciò che ha a che fare con anche un sacrificio. Ecco, poi io spesso non faccio questo discorso perché mi viene detto automaticamente: ma tu sei sposato, non hai figli, quindi è anche colpa tua, no? Ma adesso io non è che devo giustificarmi per questa cosa qua. Io dico oggettivamente che stiamo andando in questa direzione. Ecco, non ne faccio un discorso personale, non criminalizzo nessuno di coloro che non hanno, delle donne che non hanno figli, degli uomini che non hanno figli. Non criminalizzo nessuno perché non ce li ho neanche anch'io, però stiamo andando in quella direzione. Allora, se devo spiegare perché si sta andando in quella direzione, direi perché abbiamo messo la soddisfazione dell'individuo, o la realizzazione, diciamo così, dell'individuo, davanti a tutto. È molto gratificante, ma tutte le scelte si pagano. E noi pagheremo con l'estinzione della nostra civiltà. Ci sarà qualcosa d'altro dopo di noi, ma non sarà più la nostra civiltà. Infine, l'ultima cosa, il 68. Il 68 è stato senz'altro uno spartiacque. Non è lo spartiacque assoluto, perché in realtà la crisi della civiltà è secondo me plurisecolare, non pluridecennale. Però sicuramente è stata una tappa molto importante. 68 significa rivoluzione sessuale, di fatto. Significa sicuramente contestazione giovanile, ma significa anche Woodstock e tutto il resto. È un anno simbolico il 68. In realtà in Italia la contestazione inizia nel novembre, nell'ottobre, nel novembre, non mi ricordo, proprio qua a Milano, del 67. Però poi il 68 è l'anno simbolico perché c'è Woodstock, e quindi è un po' quello l'anno simbolico. In realtà possiamo parlare di seconda metà degli anni 60, primi anni 70, e lì cambia veramente tutto. E arriva quella che è la rivoluzione sessuale, quindi fondamentalmente una mentalità pansessualista, una liberazione dai vincoli di quelli che erano prima morali, religiosi, etici, e diciamo una forma di libertinismo, potremmo dire, più o meno di massa, che poi diventa di massa, o perlomeno di una mentalità molto permissiva da questo punto di vista. Però siamo ancora, e questo lo scrivo in questo libretto, nel saggio che ho scritto di questo libretto, che è uno dei saggi che sono contenuti, siamo ancora nel campo della polarità maschio-femmina. Quindi la prima fase della rivoluzione sessuale, che non è vero che finisce negli anni 70 come dicono i libri di storia, che dicono rivoluzione sessuale, dedicano un paragrafo, due paragrafi, finisce lì. È andata avanti, noi viviamo ancora nella rivoluzione sessuale. Ma il fatto che nella prima fase c'è ancora una polarità maschio-femmina, quindi separazione del sesso dalla procreazione, rapporti liberi, quindi prima del matrimonio, divorzio, tutto quello che vogliamo, ma convivenze, ma poi siamo ancora, l'aborto, ma siamo ancora nel campo, divorzio, aborto, ma siamo ancora nel campo della polarità maschio-femmina. Dagli anni 90, in alcuni, molti paesi, diciamo grosso modo dal 2000 in Italia, io fino al 2000 non sapevo neanche cosa fosse il Gay Pride, c'è stato il Gay Pride di Roma per il giubileo del 2000, è la prima volta che ho focalizzato che c'era, diciamo, quell'aspetto. In altri paesi hanno iniziato un po' prima, sia prima negli anni 90 c'era stato qualcosa qui a Milano, Paolo Utter e altri che avevano fatto delle manifestazioni, però erano cose marginali. Comincia a diventare un fenomeno importante in Italia a partire dal 2000. E qui veramente la rivoluzione sessuale diventa
omosessuale, o meglio omosessualista, o omoerotista, se preferiamo, o omoerotica. Quindi diventa, c'è un passaggio, diciamo, dalla complementarietà maschio-femmina, dalla liberazione sessuale, ancora però, diciamo, una liberazione individualistica di fatto, ma ancora all'interno del rapporto maschio-femmina, con individualistica ed edonistica, ha un passaggio invece all'omosessualità. Quindi viene sdoganata l'omosessualità. Viene sdoganata l'omosessualità nonostante sia un fattore radicalmente minoritario. Gli omosessuali sono più o meno, secondo le statistiche, il 3-4% della popolazione. Adesso magari un po' di più perché va di moda, diciamo così, ma grosso modo un 3-4% al massimo della popolazione, quindi non stiamo parlando di enormi cifre, ma il potere ha deciso di puntare su questo. Il potere di che cosa? Del grande capitale e prevalentemente d'oltreoceano. Se noi andiamo a vedere le grandi fondazioni cosiddette filantropiche, che poi i filantropici hanno ben poco, tipo la fondazione di Bill e Melinda Gates, la fondazione Open Society di George Soros, se noi andiamo a vedere le più vecchie fondazioni Ford, fondazione Rockefeller e affini, ogni anno loro staccano degli assegni plurimilionari per i movimenti LGBT in tutto il mondo. Quindi è chiaro che c'è da parte del grande capitale, quindi dei poteri forti e delle grandi organizzazioni internazionali, pensiamo all'ONU e anche in parte all'Unione Europea, c'è sicuramente un sostegno di questa causa. Perché sostengono questa causa? Che riguarda una parte molto piccola della popolazione. Beh, secondo me per due motivi. Primo per sovvertire e poi per spingere anche alla crisi demografica, perché ovviamente se c'è una sessualità sterile è proprio quella omosessuale, omoerotica, evidentemente per ovvi motivi. Per sovvertire e poi, secondo me, evidentemente per colpire il cristianesimo. Perché se c'è un'etica che ha sempre rifiutato l'omosessualità in maniera evidente, la scrittura fino a quindi il cristianesimo delle origini, fino a San Pio X, che lo definiva uno dei quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, il cristianesimo ha sempre rifiutato. Quindi è chiaro che è anche un modo probabilmente per colpire il cristianesimo o ciò che rimane del cristianesimo nel mondo occidentale. Dico cristianesimo e non dico solo cattolicesimo, dico in generale cristianesimo, anche se poi naturalmente il cuore, cioè la polpa del cristianesimo nel mondo occidentale è sicuramente il cattolicesimo, ecco. Però in generale cristianesimo, e quindi lì c'è veramente l'intento, secondo me, di colpire la religione. Negli anni 30 bruciavano in Spagna, per esempio, bruciavano le chiese e ammazzavano i preti, o in Unione Sovietica, negli anni 20 e negli anni 30. E i metodi sono cambiati, nel senso che sono metodi molto meno feroci, però, diciamo, secondo me, tutto questo, come potremmo dire, ultima fase del pansessualismo, del panerotismo, va nella direzione di colpire il cattolicesimo. Cioè, sicuramente c'è anche questo aspetto. Non solo di strutturare la famiglia, di strutturare il rapporto tra i sessi, di strutturare la società, ma anche colpire il cristianesimo. E bisogna dire che comunque questo ci rivela, ma l'avevamo già capito durante il Covid, credo, almeno molti di noi, ma io l'avevo già capito prima, ma magari qualcuno l'ha capito grazie al Covid, che almeno da questo punto di vista è stato provvidenziale, che chi ci governa non ci vuole bene. Chi ci governa ai livelli più alti perlomeno, ma anche a livelli intermedi potremmo dire, non ci vuole tanto bene. Questo dobbiamo mettercelo in testa, perché invece la maggioranza delle persone che sono fuori di qui pensa che chi ci governa ci voglia bene, che fa i nostri interessi. Quindi pensano di avere dei governanti illuminati. Quindi invece non è così. Noi sappiamo che non è così purtroppo. Perché? Perché sono profondamente malvagi, sono satanisti, come pensa qualcuno. In alcuni casi può anche essere così. Ma sicuramente sono oscurati spiritualmente. Quindi torniamo al discorso della crisi come oscuramento spirituale. Cioè, se l'uomo massa è oscurato, l'elite lo è ancora di più. Quindi l'elite oggi, che questa elite plutocratica e burocratica delle grandi organizzazioni internazionali, è oscurata spiritualmente. E per questo non concepisce il bene comune, direi che non concepisce proprio il bene,
e non ci vuole quindi bene, al di là delle sue dichiarazioni di principio. Benissimo. Sono stato nei tempi? Grazie, Max. Abbiamo ancora un'ultima questione, sì. Che poi però forse è anche una delle più centrali, o la più centrale, sì. Perché abbiamo, sì, detto appunto, c'è il professor Mora. Poi che... ci sono le domande, preparatevi, se le volete fare ovviamente. Diceva il professor Mora che l'obiettivo dell'elite oggi è soprattutto colpire il cristianesimo, e che uno degli strumenti è appunto l'omosessualismo, perché diventa una cartina di tornasole con cui si identificano le organizzazioni e le associazioni che, come dire, non si allineano, per cui poi si fanno le trasmissioni televisive perché ormai ne abbiamo trovato uno, no? Quindi questo è... perché l'attacco al cristianesimo per certi aspetti forse potremmo dire che è riuscito alla fine. Cioè, una crisi così della società, dell'etica personale, anche individuale, non sarebbe possibile se non ci fosse una crisi della Chiesa dall'interno, no? La Chiesa è stata attaccata per secoli dalla Rivoluzione, e non so quanti sacerdoti hanno ucciso in Spagna, migliaia, in Messico tutti i sacerdoti sono stati fucilati durante la Rivoluzione Messicana, moltissimi anche durante la Rivoluzione Russa, insomma. Sappiamo che anche con la Resistenza in Emilia Romagna tanti sacerdoti furono fucilati, furono assassinati, eccetera. Però adesso, come dire, l'avversario non è più fuori, è dentro, no? Nel senso che sembra che queste forze che prima stavano all'esterno, che volevano la dissoluzione della Chiesa, volevano neutralizzare, diciamo, quello che è il messaggio del Cristo, che è un messaggio molto forte, no? Molto difficile per la società, per le istituzioni da accettare, e forse hanno vinto, perché tra la fine di tutto, allora è anche la fine della Chiesa. Questa è la domanda, che l'ultima domanda. Sì, allora, dunque, brevissima, riprendo brevissimamente una cosa che non ho detto e poi rispondo subito. Allora, Spengler, che abbiamo detto appunto che fu molto contestato all'epoca e che anche dal punto di vista cristiano può essere contestato, perché era comunque un autore che si rifaceva soprattutto a Nietzsche e che non aveva indubbiamente, era apertamente ateo, si rifaceva soprattutto a Nietzsche. Però Spengler ha visto delle cose molto interessanti. Ad esempio, nella fase finale della civiltà, Spengler pronostica uno scontro tra l'oro e tra il potere dell'oro e il potere di Cesare. E noi potremmo dire, beh, c'è già stato questo scontro, perché di fatto Cesare era Mussolini, Cesare era Hitler, Cesare forse era anche Stalin, anche se Spengler per Hitler e tantomeno per Stalin aveva simpatia. Ma c'è già stato questo scontro, ma oggi noi vediamo che in un certo senso ritorna, perché ritorna la propaganda della prima guerra mondiale contro la Russia, in parte anche contro la Cina, cioè contro tutti i paesi non allineati con l'elite occidentale, ma ritorna anche la contrapposizione tra il denaro, tra il mondo dell'oro, del denaro, cioè questa plutocrazia finanziaria, e il mondo russo innanzitutto, e in generale tutto il mondo non occidentale. Quindi questo scontro finale, diciamo così, tra l'oro e Cesare, che sembrava già essersi verificato con la seconda guerra, di fatto con la vittoria del denaro, anche se poi non è stato solo quello, ma anche quello, delle due guerre mondiali, oggi sembra riproporsi. Quindi sembra essere ritornato questo motivo. Ecco, volevo dire questa cosa di prima, che non è banale, è importante. Anche Georges Sorel, alla fine della Prima Guerra Mondiale, il famoso sindacalista rivoluzionario francese, che era un socialista, però aveva delle capacità di vedere delle cose molto interessanti, nella sua carteggio con Benedetto Croce, scriveva alla fine della Prima Guerra Mondiale, invece, in teoria felice perché la Francia aveva vinto la Prima Guerra Mondiale, invece, in realtà infelice, scriveva Croce, così hanno vinto fondamentalmente la plutocrazia demagogica del signor Wilson, cioè il presidente degli Stati Uniti d'America, siamo al potere mondiale dei mercanti, diceva, e dobbiamo capire come affrontare quella che è la più grande minaccia per l'umanità. Tutto questo sembra essere passato assolutamente di attualità, visto che ci sono stati totalitarismi, tutti hanno visto l'orrore dei totalitarismi e si sono concentrati contro i totalitarismi, ma il problema di Sorel, cioè il fatto che c'era una plutocrazia che aveva la sua roccaforte nel mondo anglosassone e negli Stati Uniti d'America, che avrebbe dominato sul mondo, svuotando di fatto le democrazie, quel problema lì non è stato affrontato e anche quello torna oggi più attuale che mai. Torniamo alla domanda però. Giustamente il dottor Razzone mi dice c'è il problema della crisi della Chiesa. Dunque, allora, il
l'interessante sociologo Sabino Acquaviva, morto qualche anno fa, che aveva scritto tante opere famose e importanti, come a cominciare da quella del 1960, Il declino nel sacro della società industriale, in cui vide per tra i primissimi la secolarizzazione imminente anche in Italia, e fu contestato anche dalla Chiesa per questo, ma in realtà aveva visto giusto lui, cioè aveva capito che la gente si stava staccando dalla dimensione del sacro e dalla dimensione religiosa. Allora Sabino Acquaviva distingueva tra una secolarizzazione del mondo e una secolarizzazione della religione, che sono due cose diverse. Allora diceva Acquaviva, la nostra realtà assomiglia per certi versi a quella dell'impero romano, ma con una differenza, diceva, fino agli anni 60, che se la società si secolarizzava, cioè non credeva più nel suo Dio, esattamente come i romani non credevano più negli dèi della loro religione, e i sacerdoti, anche i sacerdoti romani, andavano sempre più verso un sempre maggiore sincretismo, perché anche il paganesimo romano era entrato in crisi. Ciò che non sembrava adattarsi a questo modello della riproduzione della crisi dell'impero romano stava, secondo Acquaviva, fino al 60 all'incirca, nel fatto che invece la Chiesa reggeva bene, la Chiesa cattolica reggeva bene, sembrava perlomeno reggere bene. Poi, con il Concilio Vaticano II e quello che è arrivato dopo, allora Acquaviva disse, oltre alla crisi, alla secolarizzazione del mondo, c'è anche la secolarizzazione della religione. Cioè la secolarizzazione non è più esterna, non assedia più la Chiesa dal di fuori, ma l'ha contaminata all'interno. E noi ci troviamo esattamente in questa situazione. Per cui dal Concilio Vaticano II è iniziato probabilmente c'era già molto che si muoveva sotto traccia prima del Concilio Vaticano. Il Concilio Vaticano II, per chi non lo ricordasse, inizia nel 1962 e finisce nel 1965, quindi siamo anche qui negli anni 60. Prima del Concilio Vaticano II, grosso modo, l'istituzione reggeva. Poi, col Concilio Vaticano II e poi con il post-concilio, l'istituzione Chiesa è entrata in crisi. Perché è entrata in crisi? Fondamentalmente, allora, oggi discutevo, ho avuto uno scambio di battute con un amico, lui mi diceva, ma questi preti che si vestono, non si vestono da preti, questi preti che predicano, fanno delle prediche in cui dicono delle cose contro la morale, io dicevo, guarda, il problema della Chiesa è innanzitutto un problema dottrinale. Allora, il cattolicesimo ha dato, come forse nessuna religione, allo stesso modo, un ruolo centrale sempre alla dottrina. Chi è l'eretico? Quello che viene cacciato fuori dalla Chiesa? Chi è l'eretico? Colui che nega una o più verità di fede, quindi va contro la dottrina. Va contro su uno più la dottrina di sempre, cioè la dottrina ufficiale della Chiesa. Perché la fede per il cattolico ha dei contenuti. Tu sei cattolico, devi credere in questo, questo e questo. Non ci vuoi credere, sei libero di non crederci, però non sei cattolico. Quindi dici delle cose che non sono cattoliche, quindi le cose che dici tu non sono rifiutate dalla comunità ecclesiastica, poi se tu ci vuoi credere ci credi, ma fuori. Purtroppo queste idee sono entrate dentro. Quindi il Concilio Vaticano II su alcuni punti, almeno due o tre, quindi l'ecumenismo, il rapporto con le altre religioni, il discorso della libertà religiosa invece della legittima tolleranza religiosa, eccetera, fa dei cambiamenti rispetto a quella che era la dottrina precedente. Ecco, i papi successivi hanno accentuato questo aspetto, non l'hanno ridimensionato, tutti, nessuno escluso, non solo Bergoglio. Bergoglio ha portato tutto ciò all'estremo. Quindi Bergoglio, con le sue dichiarazioni, che sono pazzesche se noi pensiamo a che un pontefice possa dire delle cose del genere, ne ha dette di tutte, cioè io potrei stare qui a parlare mezz'ora e non basterebbe delle cose che ha detto Bergoglio. Ma le cose che dice Bergoglio, che ha detto Bergoglio quotidianamente, sono cose folli, cioè non si può pensare che un'istituzione che ha al suo capo una persona di questo tipo sia un'istituzione sana. Ma è chiaro che il problema non è solo lui, che il problema non inizia nella crisi della Chiesa, non inizia nel 2013. Qualcuno vorrebbe farci credere che il problema della crisi della Chiesa inizia nel 2013. È arrivato Bergoglio, l'argentino a Roma, il marziano a Roma, è cambiato tutto. È iniziata la crisi della Chiesa, non è così.
è di molto precedente questa crisi. Con lui è accelerato, è chiaro, è accelerato. Bergoglio non dà un colpo al cerchio e una alla botte come i suoi predecessori, che dicevano una cosa buona e una cosa non buona. Lui dice solo cose non buone, magari ne dice una buona e 10 cattive. Quindi è chiaro che non inganna. Bergoglio per certi versi è anche, come potremmo dire, provvidenziale, perché non inganna nessuno. Cioè non è possibile non capire che c'è un problema, un grosso problema con Bergoglio. Pensiamo a tutte le cose che ha detto, le bestemmie, no? Le bestemmie. Molti si sono fermati sulle cose che ha detto sul vaccino, tipo che è la luce del mondo, cose di questo tipo, no? Cioè sembrava che il vaccino fosse Gesù Cristo, ecco. Ma, voglio dire, è ancora meno rispetto alle altre cose che ha detto. Ha detto che, perdonatemi, ha detto che Gesù si è fatto diavolo e serpente in un discorso, ha detto che la Madonna è una donna di strada, cioè ha detto delle cose che, dette da chiunque, sarebbero delle bestemmie inaccettabili. Fiducia supplicans, ma è l'ultima Gesù di un è percorso. Cioè ha anche un gusto della blasfemia, lui ha un gusto della blasfemia, un gusto della bestemmia. E si diverte, la Pachamama, un atto di idolatria. La partecipazione a un rito sciamanico in Canada. Quindi ne ha fatte di ogni. Però bisogna anche dire, avere il coraggio di riconoscere che morale sessuale a parte, perché ovviamente lui si è spinto fino a fiducia supplicans e i pontefici precedenti su quello avevano tenuto, bene o male, erano riusciti a tenere la barra ferma, ma sul resto, buona parte, non tutto, la Pachamama no, ma buona parte, questa è la mia convinzione, potete non essere d'accordo con me, ma buona parte delle cose che ha fatto le avevano già fatte precedentemente. Quando lui nei giardini vaticani aveva accolto, vi ricordate all'inizio, un imam e un rabbino, e si sono messi a pregare non si sa quale Dio. Erano cose che più o meno avevano già fatto i suoi predecessori. Ecco, quindi Abu Dhabi, dove addirittura arriva a dire che tutte le religioni sono state volute da Dio, e è ovvio che qua non è un pensiero cattolico. Un cattolico e soprattutto un papa non può sostenere questo. Cioè, se no chiudiamo baracche e burattini, cioè... Se tutte le religioni le ha volute da Dio, perché cosa ci stai qui a fare? Cioè, andiamo, facciamoci buddisti, facciamoci induisti, facciamoci ebrei, non ha senso. Quindi è evidente che, allora, non va bene l'esclusivismo fanatico di chi dice io ti ammazzo perché tu sei di un'altra religione. Ovviamente no, ma se una religione non è un po' esclusivista, nel senso che non sto parlando da uomo di fede, sto parlando da sociologicamente, se una religione non ha un minimo di esclusivismo, e di dire la mia è la verità, cioè ha finito di esistere. Quindi è evidente che o credi in Gesù Cristo o non ci credi, non lo puoi mettere sullo stesso piano di Buddha, di Maometto, di questo e di quell'altro, è evidente, no? Ecco, allora questa cosa però non inizia con Bergoglio, cioè molto prima. Gli elogi a Lutero, più o meno uguali a quelli che ha fatto Bergoglio, li ha fatti Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II è andato in Benin, e dico solo questo perché non è il caso di perderci altro tempo, ma è andato in Benin nel 93 e ha detto che nella tradizione magica voodoo, che è magia nera, ci sono degli aspetti positivi. Qui c'è il discorso, quindi non mi invento nulla. Quindi Benedetto XVI che va a pregare rivolto verso la Mecca in moschea, cioè ce lo ricordiamo tutti queste cose, no? O al muro del pianto. Quindi il problema Paolo VI che ha fatto a pezzi la vecchia messa, la messa di sempre, e ha fatto la nuova messa, cioè voglio dire, sappiamo tutti queste cose. Quindi il problema della crisi della Chiesa ovviamente inizia dall'alto, perché il Papa ha un ruolo importante, si potrebbe dire che il Papa non ha più i poteri assoluti di un tempo, ma ovviamente fa la differenza, e non inizia sicuramente nel 2013, ma molto prima. Per questo che quelle persone, i Cionciani, i Minutelliani, che dicono tutto è colpa di Bergoglio, no, sbagliano e ingannano anche le altre persone. Non è che tutta colpa di Bergoglio, non è il problema che è arrivato Bergoglio e ha cambiato tutto. La crisi della Chiesa inizia molto prima. Poi Bergoglio è il frutto marcio, ma non è l'albero malato. L'albero malato ha dato diversi frutti, e quello di Bergoglio è sicuramente il più marcio di tutti, questo non ci sono dubbi. Ma Bergoglio non è l'albero malato, è il frutto marcio. Quindi dopo Bergoglio probabilmente ci sarà qualcun altro, leggermente meglio, come lui, persino peggio, anche se diventa difficile immaginare qualcuno peggiore di Bergoglio. Ecco, non lo possiamo sapere in questo momento. Bergoglio potrebbe anche non averne per molto, non lo sappiamo, non è messo bene in salute, no?
potrebbe morire domani come potrebbe morire tra 3 anni, ma in ogni caso non sappiamo cosa ci sarà dopo, qualcuno un pochino meglio, qualcuno un pochino peggio, anche se è difficile pensare a qualcuno come lui, non lo sappiamo, ma è evidente che finché non si risolve la crisi della Chiesa, finché non si risolve la crisi della Chiesa, non possiamo aspettarci molto meglio, molto di meglio. Quindi il problema è qual è la crisi della Chiesa? La crisi della Chiesa è innanzitutto una crisi dottrinale, dottrinale, perché la fede cattolica ha dei contenuti, che sono dei contenuti oggettivi, nessuno è obbligato a crederci, però se tu sei cattolico devi sapere che la tua fede ha dei contenuti oggettivi. Dopo ci sono le domande, signora, tengo un attimo di calda, ecco. Va bene, quindi io credo di aver concluso. C'è qualcosa cui non ho risposto? È stato esaurito. Perfetto, non voglio andare troppo avanti nel perdere, far andare troppo avanti nel tempo, perché poi non c'è più il tempo per le domande. Benissimo, benissimo, grazie. Tanto. Grazie, grazie, grazie. Aspetti, facciamo le domande una alla volta, poi lei sarà la prima, Allora, se gradite fare delle domande, no? Cioè, perfetto, sì, magari dite anche il nome. Maria Piera. La signora Maria Piera cosa chiede? Cioè, con la pastoralità fanno passare appunto gli errori dottrinali, con la scusa della pastoralità. Perché quello lì ha due mogli, perché insomma lui come fa? Allora nel caso pastorale si può benedire, si può accogliere, però il principio salta. Esatto, beh, ma è così, anche il Concilio Vaticano II è passato per un concilio pastorale, e non dottrinale, però la dottrina su alcuni punti l'ha cambiata. Quindi, e poi è andata avanti questa cosa, cioè loro non attaccano direttamente, generalmente, non cambiano direttamente la dottrina, ma attraverso la pastoralità, è un po' come l'ecumenismo, no? I papi che hanno elogiato Lutero, che cosa hanno di fatto detto? Che la Chiesa per 6 secoli, a 5 secoli, ha sbagliato a condannare Lutero, di fatto, no? O Calvino, chiunque, o Janus, o chiunque altro. Non hanno cambiato la dottrina, però di fatto attraverso la pastorale ecumenista l'hanno fatto, quindi è il metodo che utilizzano. Poi quel Tuccio Fernandez è stato un disastro pauroso, il nuovo prefetto della Regione. Beh, è un fedelissimo di Bergoglio. Ma peggio, è oltre. Beh, non lo so. Ha scritto tante cose in Argentina, là nel suo paese. Ma è sempre stato coccolato da Bergoglio. Sempre lì. Cioè, era il teologo di fiducia. I libri sulla sessualità, le suore, le sante che vivevano invece che vivere atti d'amore con Dio, vivevano atti sessuali con Dio. Ha scritto di quelle cose spaventose. No, ma questo sicuramente, però chi l'ha messo lì è Bergoglio. Sì, quindi è chiaro che ne condivide la linea più o meno. Basta. C'è una domanda veloce così. Intanto ti ringrazio perché hai fatto un quadro completo di tutto, soprattutto quest'ultima parte in cui hai espresso bene la differenza tra secolarizzazione all'interno e l'attacco che viene dall'esterno e adesso dentro. Mi è piaciuta molto l'immagine dell'albero marcio, comunque da cui poi scaturiscono i frutti, e l'ultimo frutto è il più marcio, mettiamolo così. Però da questo albero, se questo albero lo definiamo già ipso facto totalmente marcio, la visione, la domanda è questa, la visione diventa una visione abbastanza, come dire, pessimista, cioè non apre la speranza. Secondo me potresti spiegare meglio, se puoi farlo, la differenza tra ciò che è la radice, diciamo, di questo male e il fatto che l'albero, dentro l'albero da cui arrivano i vari frutti, questo albero può produrre dei frutti anche per errori che umanamente il vertice può aver commesso. Errori magari non certamente decisi e voluti, come nell'esempio ultimo di questo periodo del frutto marcissimo possiamo identificare. Cioè c'è una distinzione da fare, secondo me, tra l'errore e invece la decisione scientifica decisa di creare una distruzione proprio dell'ambito dottrinale, perché la distinzione è esattamente questa, cioè uno può anche sbagliare ma non mette in discussione la dottrina. E l'errore rimane circoscritto nell'ambito dell'errore umano, possiamo anche definirlo così. Quindi secondo me questo è importante, se riesci a spiegare meglio questo aspetto qua.
No, l'hai spiegato bene te, non so se poi si capisce nella registrazione, se rimarrà diciamo i poster attraverso la registrazione, ma, se da qui si sente. Ma esatto, forse era meglio che ti mettevi qui, ma no. Comunque a noi è arrivato bene. Sì, certo, però allora noi non siamo nel cuore, no, dei protagonisti degli ultimi 60 anni della vita della Chiesa, quindi non possiamo giudicare le loro intenzioni. Né tantomeno, perché sarebbe estremamente ardito, immaginare quale sarà qual è il loro, diciamo, destino dopo la morte, qual è stato il loro destino dopo la morte. Potremmo fare come Dante, no? Dire questo lo metto all'inferno, quell'altro lo metto in purgatorio. Ecco, ma non è il caso. Di Dante ce n'è stato solo uno, e quindi non ci mettiamo a fare questo gioco. Quindi noi non giudichiamo né le intenzioni né il né tantomeno abbiamo l'ardire di dire questo è finito all'inferno, questo no. Quello che possiamo dire è che gli errori sono stati tanti e che hanno generato tanta confusione, e che quindi quello che io mi sento personalmente di escludere, ma appunto puoi non essere d'accordo con me, ma che io mi sento di escludere è che questi pontefici post-conciliari siano dei santi, perché è quello di cui la Chiesa ha sempre tenuto conto riguardo alla canonizzazione è l'impeccabilità dottrinale, cioè la persona, diciamo, come potremmo dire, dei costumi migliori, che esercitava la carità nel modo migliore, quindi con l'amore verso il prossimo, ecco, e dalla devozione più grande, ma se sosteneva, aveva sostenuto anche delle semplici eresie occasionali, che vengono chiamate eresie materiali, perché non sono, a differenza di quelle non occasionali che sono eresie formali, ma anche se ha semplicemente detto qua e là delle eresie materiali, non poteva diventare santo. Cioè esclude questo, la dottrina non impeccabile esclude la santità, la beatificazione e la santità. Quindi io personalmente non credo che i papi conciliari che sono stati canonizzati da Bergoglio, qualcuno era diventato beato prima, ma poi sono stati canonizzati da Bergoglio, siano veri santi. Quello lo escluderei perché non sono stati buoni dottrinalmente, oggettivamente. Hanno detto tante volte delle cose. Magari nei documenti ufficiali c'è qualcosa, ma non c'è molto. C'è di più nelle loro prediche, nei loro discorsi, ecco, però non sono stati senz'altro impeccabili dal punto di vista dottrinale. Di più non voglio avere l'ardire di dire, ma neanche di Bergoglio io posso dire con assoluta certezza, ecco, dove finirà, qual è il suo destino, ecco. Però è chiaro che gli errori sono errori, molto gravi, che quindi fondamentalmente io credo che al contrario di quello che sostengono Cionci, Minutella e compagnia cantante, ma anche i più moderati scrittori, giornalisti della Bussola, io credo che il problema della crisi della Chiesa sia di molto precedente a Bergoglio. Poi con Bergoglio c'è stata l'accelerazione, anche su temi che fino a quel momento erano stati preservati. Però su tanti altri invece Bergoglio è in continuità. Quindi si può vedere solo la discontinuità, perché su certi temi c'è una discontinuità, o solo la continuità, perché su certi temi invece c'è una continuità con i predecessori. E quindi secondo me c'è continuità e discontinuità. La discontinuità sta nell'accelerazione, cioè lui è andato molto più veloce. E mentre gli altri davano un colpo al cerchio e uno alla botte, lui dà 10 colpi al cerchio e uno solo alla botte. Quindi lui è molto più scoperto. Quindi questo ha anche però può avere anche un significato provvidenziale, perché permette alle persone di capire la crisi della Chiesa, perché se le persone non capiscono che c'è qualcosa che non va con Bergoglio, secondo me non lo capirebbero neanche con la Bonino Papessa. Cioè neanche con la Bonino Papessa capirebbero che se non l'hanno capita con Bergoglio. Quindi io ho una collega che è dell'Opus Dei che dice: ah, Bergoglio per me è eccezionale. Questa non capirà mai, domani le leggono la Bonino Papessa, direbbe la stessa cosa. Però anche qui, siccome molti hanno immediatamente capito, cioè hanno cominciato a capire, si sono messi in moto i Cionci, Minutella e compagnia varia, che gli hanno detto: ma no, ma state tranquilli, che prima andava tutto bene, è arrivato Bergoglio non è il vero Papa, quell'altro, Benedetto XVI, parlava in codice, era in sede impedita, parlava in codice, tutto tranquillo, fino al 2013 tutto sommato le cose andavano bene. Non è così. Cioè, purtroppo c'è questa papolatria, c'è la papolatria di Bergoglio. Quindi Bergoglio, perché il Papa,
qualsiasi cosa dica Bergoglio, come la mia collega dell'Opus Dei, va bene, perché è Papa. Poi c'è invece, ci sono quelli che capiscono che la posizione di Bergoglio è indifendibile e allora dicono Bergoglio lo buttiamo a mare e diciamo che non è neanche per, diciamo anche che non è Papa. E quelli prima però erano papi santi. No, secondo me non funziona così. Cioè il discorso è capire che la crisi della Chiesa dura da 60 anni. Quindi se si dice Bergoglio è il peggiore, sì, è anche quello che però è arrivato per ultimo. Bergoglio 20 anni fa, 30 anni fa probabilmente non avrebbe potuto fare e dire le cose che fa e che dice oggi. Quindi lui è arrivato al termine di un processo. Certo, per rozzezza, per superficialità, per grossolanità, per modo di comunicare, è sicuramente anche umanamente il peggiore rispetto ai papi precedenti, che avevano comunque uno stile e una compostezza nettamente superiore a lui. Però noi non dobbiamo guardare solamente la dimensione umana, c'è la dimensione dottrinale. Allora sicuramente lui ha preso il peggio dei suoi predecessori, che c'era, e in più vi ha aggiunto dell'altro ed è andato molto più veloce. Ma andando molto più veloce, se la sovversione, se la rivoluzione va veloce, no, crea naturalmente anche una forma di reazione. E così è avvenuto con Bergoglio, è avvenuta una forma di reazione. Quello che potrebbe avvenire, e dico potrebbe perché non sappiamo come andrà, quello che potrebbe avvenire è che una volta caduto Bergoglio, cioè, probabilmente perché Bergoglio morirà, credo, non vivrà ancora tantissimo, proprio per motivi di salute anagrafici, che dopo venga eletto un Papa un pochino meglio, soprattutto magari dal punto di vista umano, più composto, più meno sbracato, che non dice le blasfemie apertamente come Bergoglio, e in questo caso poi secondo me ci potrebbe essere un riflusso. Cioè ci potrebbe essere un riflusso che molte persone che avevano cominciato a capire qualcosa della crisi della Chiesa con Bergoglio ritornano e dicono ah ma allora la situazione si è normalizzata, la crisi della Chiesa non c'è più. Ecco, ma non è così. Per questo il discorso più giusto secondo me, e concludo, perché poi magari c'è qualche altra domanda, concludo, non è quello di negare la malvagità di Bergoglio, che è un dato oggettivo, ma non è neanche, è il discorso più giusto, non si può negare la malvagità di Bergoglio, ma non si può dire che tutta la colpa è di Bergoglio. Cioè Bergoglio ha accelerato qualcosa, appunto come la metafora che ho utilizzato, che anche a te piace, quella dell'albero. L'albero è malato, produce dei frutti. Il più marcio è stato questo, ma se l'albero è malato non farà mai frutti buoni. Quindi il problema è risolvere il problema dell'albero. Come si può fare? Beh, ritornando alla dottrina di sempre. Umanamente è possibile? Non credo. Ecco, ma noi nella visione del credente a Dio nulla è impossibile. Quindi noi abbiamo questa speranza, che è una speranza sovrannaturale. Dal punto di vista umano potremmo chiudere baracche e burattini, ecco. Ma poiché abbiamo una visione sovrannaturale, noi non possiamo escludere l'intervento di Dio. E quindi in questo caso le cose cambierebbero. Angela, posso? Se vuoi, per leggere questi momenti bisognerebbe fare riferimento ai messaggi mariani, alle profezie mariane da Rude Bach in poi, fino ad arrivare a quelle moderne, Anguera, Brabandale, eccetera. Cioè la Madonna ci ha spiegato negli anni che cosa sta avvenendo. Qui siamo di fronte all'Armageddon finale, allo scontro finale tra bene e male. Secondo quello che dice in questo, cioè, il demonio ha pochissimo tempo e sta spingendo al massimo sull'acceleratore per arrivare a fare quello che gli è stato concesso di fare. E quindi vediamo negli ultimi tempi che c'è stata un'accelerazione dell'avanzare del potere del male sullo status che si era creato nel secolo. Poi, per fare riferimento all'albero che lei ha citato, secondo me e anche secondo le profezie mariane, cosa succederà poi nel breve tempo, nei prossimi anni? Cioè, da questo albero che è marcio, non potrà venire fuori granché, ma cadranno dei frutti e cresceranno delle piccole comunità guidate da, dice testualmente la Madonna, da santi sacerdoti in talare, quindi ci saranno ancora santi sacerdoti che creeranno delle piccole comunità quasi catecumenali, quasi catacombali, e dove ricrescerà il vero spirito, diciamo,
della fede, legata a doppio filo col Vangelo, con la testimonianza di Gesù Cristo. Quindi io penso che per leggere questi momenti, anche perché, cioè, se noi andiamo a vedere tutto quello che sta avvenendo adesso è già stato meno male detto nei tempi, attraverso filmati, attraverso fumetti, attraverso cartoni, hanno già fatto vedere nel tempo quello che sarebbe successo poi, o le pandemie, o non so, uccisioni violente, capi di Stato e compagnia bella. Cioè, perché sempre secondo le testimonianze mariane, a Satana è stato concesso di fare certe cose, ma avrebbe dovuto anticiparle, cioè renderle note prima di eseguirle. Quindi secondo me, se si vedono queste cose, si leggono queste cose, si riesce un po' a capire che tempi stiamo vivendo. Cioè non stiamo cadendo nel vuoto assoluto, ma perché c'è una volontà che va in una certa direzione, tenendo presente che le porte dell'inferno troveranno. Insomma, magari raccogliamo qualche domanda. Sì, certo, ci sono altre domande così. Io volevo solo chiedere una cosa di ordine. Siccome io devo andare via un po' prima, mi può dire poi dove posso vedere il seguito, quello che al limite non riesco a vedere qui? Sarà sul sito di Liberi in Veritate, che è un sito, scrive Liberi in Veritate e lo trova. Ora 15 giorni per elaborare tutto, perché vi sì, io credo, allora io credo una cosa che non ho detto, ci sono tante cose che non ho detto, YouTube, che tutti... c'era il professore Lefort. Ah sì, no, volevo solo dire una cosa velocissima, la cosa che non ho detto e che non c'era tempo per dire tutto, tra le tante cose che non ho detto, che io credo che veramente noi stiamo andando, il rischio è quello di andare verso una spiritualità alla rovescia, cioè una forma, il materialismo, noi viviamo in una società ampiamente materialista. Alla fine sì, sembra che si stia, come potremmo dire, evolvendo, senza negare poi la sua natura profonda, ma si stia evolvendo in una sorta di spiritualità deviata, che è una spiritualità di tipo caricaturale, di tipo deviato, e la Pachamama, per esempio, la Pachamama ne è un esempio, no? L'idolatria della Pachamama. Ecco, io credo che molto probabilmente, se non interverrà qualcosa, prima, perché non lo sappiamo, veramente questo fenomeno di queste spiritualità deviate, satanistiche o comunque affini, stregonesche, satanistiche, affini, prenderanno molto piede. Negli Stati Uniti d'America già lo vediamo, nel mondo anglosassone già lo vediamo, qui ancora un po' meno, ma secondo me prenderanno più piede, cioè alla fine il materialismo della nostra civiltà, l'economicismo, il fatto di dare a tutto ciò che è, come potremmo dire, materiale, il primato su ciò che è spirituale, alla fine porterà ad una sorta di capovolgimento, secondo me, che poi è un falso capovolgimento, perché dallo stesso materialismo scaturisce, come il caso ad esempio chiaramente degli Stati Uniti d'America, tutta una forma di pseudo-religioni settarie, che però anche massoniche, anche di tipo massonico-paramassonico, magari occultistiche, che prenderanno piede, secondo me, purtroppo, e anche nella Chiesa, perché chiaramente la Pachamama è un esempio di che va in questa direzione. C'era il professore? Sì. No, è un argomento enorme, non lo puoi trattare adesso senz'altro. Ti chiederei, nel quadro generale che hai fatto, come possiamo collocare il ruolo delle massonerie, delle società segrete? Sì, allora. Magari ci sono ultime domande. Ah, sì, sì, sì. A questo punto vedo sì, che sì, mi abbiamo tantissimo tempo. Quali erano le altre domande? Giancarlo, la signora. Sì. No, io più che altro invece ho un'obiezione da fare. Va bene. Le accettiamo. No, sul fatto di questi giovani che non procreano. Siccome io conosco tanti giovani, perché ho due figli trentenni, ho i nipoti trentenni, sono circondata da questa generazione più o meno su questa età. Il problema è molto grave, perché è economico, ma non perché hanno tanti soldi, perché non ne hanno. Il problema è che hanno, allora, occupazioni dove gli stipendi sono bassissimi, dove hanno contratti 6 mesi, 9 mesi, precari, sì, precari, dove vedono una società
specie facevate presente durante, dopo il Covid, la natalità è calata. Ma per forza, hanno visto quello che è successo e dicono: ma come posso io mettere al mondo un figlio? Ma era bassissima anche prima, eh? No, no, ma per dire, ma adesso sarà peggio ancora. Sì, peggio ancora. Perché sono sfiduciati, ma tantissimo sfiduciati. Primo per il lavoro, non ci sono soldi, hanno visto quello che è successo e già pensano a quello che potrebbero fare, perché allora sono assenti, perché vediamo già anche qui noi, no? Però i giovani sono assenti da tutto quello che poteva essere un discorso di dire ok, ribelliamoci, scendiamo in piazza, no. Presenza zero, ma hanno percepito il tutto, non ci sono presenti, ma l'hanno percepita questa cosa e hanno paura e quindi sarà sempre peggio. Io non vedo tanto che hanno due cani, tre gatti. Beh, alcuni sì, alcuni sì, alcuni sì, ma io, quelli che conosco io, i miei figli per primi sono 3 anni che non vanno in vacanza, per dire, sì, sì, sì. Piuttosto che altri ragazzi che conosco, quindi cerchiamo anche di riflettere un po' anche su queste cose. Che futuro hanno queste famiglie che dovrebbero nascere, dovrebbero fiorire e invece non possono farlo? Secondo me la signora... Scusi professore, non è una mancanza di rispetto. No, ma si figuri, ma ci mancherebbe. Scusate, eh. La signora ha ragione, per un certo punto di vista. Ha detto una cosa importante, che hanno paura. Dare un contributo per la sala. Questo è il discorso. E certo, c'è anche la paura, certo. No, e adesso aggiungiamoci un'altra cosa. Lei ha fatto un ragionamento parlando di paura e c'è un pezzettino che poi dice, hanno capito, secondo me quello che dice lei è correttissimo. Hanno capito molto bene. E aggiungiamoci un'altra cosa, il fatto che queste persone possano essere, secondo me, spese, detto molto chiaramente, in un conflitto militare. Perché quello che non viene detto, proprio l'ultimo disvelamento, sarà trovarvi in mezzo a una meravigliosa guerra dove i suoi figli saranno tenuti ad andare a combattere. Grazie, questo però non ne vogliamo parlare. E per esempio, riallacciarmi al discorso proprio sulla Chiesa, chiamala istituzione, nessuno osa parlarne all'interno della Chiesa, dire apertamente quello che sto dicendo io. Quello che ha detto la signora, ma io sono ancora più pratico, ci stanno portando, anzi ci hanno passato, ci hanno portato in una guerra, solo che non sanno come dire, oh, mo devi andare a combattere, questo è il discorso. I giovani, questo, e tu lo puoi vedere tranquillo, se prendi quelli ad esempio che hanno 18, 19, 20 anni, che hai sotto mano, e li prendi in maniera, te lo dicono chiaramente, che hanno questo in testa, non sono deficienti. Sono tanto intelligenti quanto lo sono io, sono le istituzioni che li stanno tradendo, sono per esempio la Chiesa stessa, parlo anche di quella italiana, che non ha messo in piedi un movimento serio per la pace dicendo la dovete smettere, perché? Perché il punto di contatto tra Covid, ideologia unitaria, non del vaccino, dimenticato, bisogna chiudere tutto, e quello che vediamo dopo 4 anni ha un filo rosso netto, proibito dire no. Si fa così e basta, perché? Bene. Perché lo dico. Grazie, io. Molto bello che sta fatto. È proibito dire no, che è un po' il messaggio che dà la Chiesa oggi, no agli altri. No, a tutti, cioè, perché è vietato vietare, sì, è stato vietato girato. Vietare, ma solo quello, cioè nel senso, non puoi vietare il male, ma il bene sì invece. Ecco. No, ma è chiaro. Questa abbiamo finito i tempi e le domande sono queste, purtroppo no, non c'è spazio. È il professore che mi sfugge, non mi ricordo esattamente cosa mi aveva chiesto il professore. Massoneria. Ah, massoneria. Domanda... enorme. Massoneria ha avuto sicuramente un ruolo molto importante nei secoli della modernità, dal 1717 in poi, e credo che abbia raggiunto il suo apice nella prima metà del Novecento, ancora era importante nella seconda metà del Novecento. Oggi è molto più sommersa, almeno io parlo dell'Italia, è molto più sommersa. Anche gli ultimi presidenti degli Stati Uniti, dopo un lunghissimo elenco di presidenti massoni, non risultano, poi noi non possiamo sapere con certezza, non risultano essere massoni. Dicono Bergoglio sia massone. Ma Bergoglio, ma sicuramente ci sono. Allora, la Pachamama era già da una ricerca, ma casuale, che ho fatto io leggendo un libro, I profeti dell'illuminismo sul Settecento, di uno storico
che tra l'altro è un lancista di quelli veramente molto, molto duri, Vincenzo Ferrone. E Vincenzo Ferrone spiegava che nelle logge massoniche della cosiddetta massoneria egizia, nel meridione d'Italia del principe Raimondo di Sangro, si veneravano la Pachamama e il marito della Pachamama, che sarebbe Pachamamaca o qualcosa del genere, già nel 700. Quindi probabilmente è un culto di origine massonica. Quindi la massoneria c'è. Adesso io non so esattamente quanto oggi sia influente la massoneria. Sicuramente ha avuto un'influenza molto grande nella storia. Secondo me con la massoneria bisogna stare attenti, perché si pecca sempre o per eccesso o per difetto. Cioè, nei libri di storia sembra che la massoneria, dopo un paragrafo che ti dedicano nel 700 perché nasce la massoneria in Inghilterra, almeno ufficialmente, ti viene detto che la massoneria praticamente non conta nulla. Ti parlano della carboneria, ma poi della massoneria non ti parlano più. Ecco. Dall'altra parte c'è un certo complottismo che vede la massoneria ovunque, dietro ogni cosa. Ecco. Quindi la massoneria si pecca sempre, o per eccesso la massoneria ovunque, o per difetto non conta nulla. Probabilmente conta molto, ma non è dietro a tutto. Ecco. Quindi secondo me ha un ruolo importante comunque. Sicuramente ha influenzato anche la Chiesa. Ha influenzato la Chiesa. Io qualche tempo fa ho sentito parlare il padre Spadaro della Civiltà Cattolica in un documentario sulla Sette. Parlava lui e altri della Civiltà Cattolica e poi i Gesuiti qui di Milano. E io dicevo, ma questo è il loro modo che loro dicevano: noi siamo uomini del dubbio, noi non diamo le risposte ma facciamo le domande. Io dico, ma questo modo di parlare io l'ho già sentito. Ho detto, qua mi puzza molto di massoneria. Poi ho sentito molto più recentemente un grande maestro, perché c'era su YouTube, dell'AMORC, cioè i Rosacroci americani, questi Rosacroci americani che si rifanno ai Rosacroci del 600, che poi non si capisce quanto c'entrino, ma insomma che un movimento esoterico americano, sembrava di sentire padre Spadaro. Parlava allo stesso modo. Quindi è evidente che se usi lo stesso linguaggio un contatto c'è. Beh, poi abbiamo quanto sia stretto non lo so. Questo incontro organizzato. Esatto, esatto. Che ci siamo. Un contatto c'è, ma però non so quello, di più. Quell'ultimo che è stato qui a Milano, sì. Questo incontro proprio ufficiale. Con Cocco Palmerio, con Delpini. E... Delpini, certo. Io dico questo in merito. Non abbiamo più tempo. C'era, a chi è che dovevo rispondere? Allora, abbiamo la massoneria, abbiamo la guerra. La guerra, allora, la possibilità di una terza guerra mondiale non è da escludere. Non è certa, non è ancora certa, possono fermarsi prima. Dipende dal buon senso delle parti in causa, secondo me prevalentemente da una che non è Putin, ma un po' da tutte e due, prevalentemente dall'altra parte. Perché comunque ricordiamoci che la guerra è attaccata a Putin, non è attaccata agli Stati Uniti d'America. Quindi è evidente che la responsabilità maggiore non è di Putin, anche se qua non lo sacralizzo. Io lo dico, ecco, quindi non lo sacralizzo Putin, però è evidente che se gli fanno la guerra attaccato a casa, evidentemente non è sua la responsabilità maggiore, anche se ufficialmente l'ha scatenata lui. Comunque dipende dalle due parti in causa, ovviamente da tutte e due, ma prevalentemente da quella d'oltreoceano, dove finisce il buon senso e fin dove ci si vuole spingere. Quindi io non posso dire, per fortuna non ho certezze, non posso essere sicuro che si vada verso la terza guerra mondiale, per fortuna. Però in questo momento non si può neanche escludere, non si può neanche escludere completamente. Come diceva qui l'avvocato Morini, è una possibilità e vedo che i nostri mass media, esattamente come erano, facevano una propaganda continua, no, per il Covid, adesso stanno, tranne pochissime eccezioni, stanno facendo la stessa propaganda continua antirussa, che vuole in qualche modo mobilitarci tutti, perlomeno psicologicamente, nella guerra contro il nemico della società aperta. Quindi sembra ritornare appunto quella contrapposizione spengleriana tra il denaro, il regno del denaro, quindi questi grandi plutocrazia, perché di fatto la nostra europea occidentale è una plutocrazia e non è una democrazia, da una parte, e il Cesare, perché a suo modo Putin è un Cesare moderno, dall'altra. Allora, chi è peggio, l'oro o è peggio Cesare? Ecco, io penso che tutto sommato Cesare sia meno disumano dell'oro,
perché se non altro Cesare è una persona, prima o poi muore, prima o poi finisce il suo potere, mentre quel potere impersonale dei cosiddetti mercati finanziari è un potere che tu in nessun modo puoi controllare e che se non crolla il sistema non ha fine. Quindi in realtà è un potere molto più forte, l'ha dimostrato anche durante il Covid, no, questa cosa. Quindi è un potere molto più forte, è il club di Davos, il capitalismo del controllo, sono tutti epifenomeni, no, di questa plutocrazia che effettivamente ha svuotato completamente dall'interno la democrazia. Quindi quando si dice noi siamo contro Putin perché noi siamo per la democrazia e lui no, è pura retorica, è semplicemente retorica. Questa forse può essere una risposta anche alla domanda di rispetto alle apparizioni mariane e alla fine del mondo, mi sembra che poi sì. Perché se c'è la guerra mondiale è la fine del mondo. Allora io mi perdoni, con le apparizioni mariane ci vado un po' cauto. In che senso? Le apparizioni mariane sono di vario tipo, ci sono quelle riconosciute e ci sono quelle non riconosciute. Anche quelle riconosciute non sono dogma di fede, però possono essere, come potremmo dire, attendibili. Quindi io ci andrei un po' cauto, ecco. Io per esempio, adesso non vorrei che si offendesse qualcuno qui presente, io quella di Medjugorje non credo, ad esempio, no, per nulla. Perché quando un veggente mi dice che Papa Francesco l'ha voluto Dio, io non sono così imbecille da credere al veggente. Anche ecco. Papa Francesco non crede a Medjugorje, attenzione, Ecco, l'ha esatto. Detto apertamente. Però i veggenti di Medjugorje dicono che invece è voluto da Dio. Quindi telefona, la Madonna ecco. Telefona. Quindi ci anche potrebbe aver detto, l'ha voluto lui, nel senso l'ha permesso, nel bene o nel male. Ah, vabbè, l'ha permesso, ci sta di più, ma una veggente l'aveva elogiato. Vabbè, comunque, c'è apparizione. Allora, discernendo, noi possiamo anche trarne, come fa lei, un senso anche della storia, che ci sta, è quello che dice, ci sta perfettamente. Lei non ha fatto un discorso assurdo, ha fatto un discorso che ha la sua logica. Ecco, quindi sì, certo, però teniamo conto che noi non possiamo sapere a che punto siamo. Cioè, non possiamo sapere se siamo già in una dimensione apocalittica oppure solo la fine di un ciclo della civiltà. Sicuramente siamo ad una svolta epocale, cioè siamo alla fine di un ciclo della civiltà. Che poi siamo o non siamo negli ultimi tempi, questa è cosa che noi non possiamo sapere. Una terza guerra mondiale potrebbe anche portare all'autodistruzione di una parte dell'umanità, però non di tutta l'umanità probabilmente. Poi dipende quanto sarà grande questa guerra. Sono tutte cose che noi non possiamo sapere. Ecco. Quindi sicuramente il discorso che lei fa, ripeto, con la prudenza di discernere da apparizione a apparizione, ha un suo senso. Ecco. C'era Velato? Posso no. Chiedere? Ah già, c'era Pino, è vero? Io volevo sapere la percezione che ha la gente di questa crisi, cioè se la gente si rende conto o no, perché io parlando con amici anche colti, laureati, gli dico, che ne so, qualcosa di terribile che succede oggi, dicono ma anche 20 anni fa è sempre uguale. Ma i colti sono convinti che è sempre uguale. E io gli dico, quando io ho un bambino, non sapevo da bambino che esistessero gli omosessuali, io non lo sapevo. E oggi c'è. Ma forse non lo sapevo neanche io da bambino, ma comunque. No, ma per dire, oggi c'è qualcuno che non lo sa, figuriamoci. Beh, li vedono ovunque, ma. Insegnano a scuola, diverso. Insegnano a scuola, li vedono. Ci sono tantissime cose, non è. No, certo, certo. Ma no, ma allora, intanto il grosso fallimento dell'istruzione di massa sta nel fatto che l'istruzione di massa, con delle eccezioni, no? Con delle eccezioni naturalmente, sforna sempre di più una marea di imbecilli. Quindi, e più studiano, cioè più alto il titolo di studio, molto spesso più evidente l'imbecillità e l'ottusità di queste persone. Quindi c'è un oscurantismo spirituale. Se posso fare una battuta, nel centro di Milano, dove ci sono tutte persone laureate e molto benestanti, votano in massa al Partito Democratico. Ecco, non si può, senza criminalizzare nessuno, ma è chiaro che nella migliore dei casi, se voti il Partito Democratico, non hai capito una beata mazza di quello che avviene. Nel peggiore dei casi, sei pure complice. Quindi è evidente che il titolo di studio oggi non garantisce assolutamente lucidità e capacità di discernimento. Quindi purtroppo la maggioranza della gente comunque non lo capisce, vero? Non lo capisce. Quelli che capiscono in parte, non diciamo in tutto, ma in parte minima, in parte un po' di più o in gran parte, sono comunque una minoranza.
che in un certo senso ci sta anche, perché poi la storia l'hanno sempre fatta le minoranze, non ha mai fatto la maggioranza, la storia è sempre stata fatta dalle minoranze. Il problema è che questa minoranza non ha quasi voce e che quando ha anche voce, questa voce poi si perde nell'oceano delle tante voci, per cui alla fine si annullano reciprocamente, diciamo. Ecco, però voglio dire, oggi noi non possiamo avere fiducia nella massa, tantomeno nell'elite. Possiamo avere fiducia in una minoranza creativa, come diceva Toynbee, lo storico che forse ho citato all'inizio, perché riprende Spengler, ma dice alla fine dipende proprio se ci saranno o non ci saranno minoranze creative per salvare questa civiltà. Allora occorrono minoranze creative, però se queste minoranze creative non riescono a diventare elite, perché non hanno la possibilità di diventarlo, e allora chiaramente non possono poi incidere realmente, non possono incidere realmente sulla civiltà e quindi non possono salvarla. Giusto, assolutamente. E quindi per salvarci non ci sono minoranze creative. Cosa dobbiamo fare? Beh, allora, per quanto riguarda noi aspiranti nonni, quello che possiamo fare è far sentire la presenza, la disponibilità, aiutare anche economicamente. Più di quello non possiamo fare, perché purtroppo poi sono scelte individuali. No, io è quello... una domanda a tutto tondo. Cioè l'aspetto economico è secondario, perché sappiamo che più i popoli sono poveri, più hanno figli, più sono ricchi, meno ne hanno, quindi non è un aspetto economico. E penso sì, che... è più la paura probabilmente. No, la paura, no, è un mix, paura e economico. Ma io ci metterei tanto anche la paura. E la paura. Sì, di quello che hanno visto. Non abbiamo più tempo. Se è un flash. Faccio una domanda. Sì, un flash. Una frase, Massimo. Può essere che così si può rispondere forse. Come si fa a uscire dall'ipnosi? Bella domanda. Bisogna uscire da questo. Allora, questa ipnosi, secondo me, deriva, come lo dicevo, dall'oscurantismo spirituale. Come si fa a uscire? Si guarda la natura, la verità. La verità è scritta nel mio paese. Non c'è una domanda, però noi sappiamo, allora, per il credente c'è Dio che può risolvere la situazione in qualsiasi momento. Per cui noi credenti abbiamo, rispetto a chi non è credente, come potremmo dire, questa speranza. Per chi non è credente? Fede, speranza e carità, no? Le virtù del cristiano, la speranza. Per noi la speranza è sempre l'ultima a morire, ecco. Però la situazione umanamente è quella che è. Quindi, ma in fondo l'idea che l'uomo possa risolvere tutti i suoi problemi è tipicamente moderna, cioè l'idea che l'uomo sia il padrone, sia il signore, che è proprio antropocentrismo puro. Noi possiamo risolvere tutti i nostri problemi. No, noi dobbiamo avere l'umiltà di capire che in questo momento non possiamo cavarcela da soli. Ecco, forse proprio questa umiltà che apre alla possibilità di un intervento sovrannaturale che può risolvere la situazione. Però più di così io sinceramente non saprei rispondere. Bene, ringraziamo allora il professor Mora per questa... Grazie a voi. Cultura che grazie a voi.